In occasione della 20ª edizione del congresso dell'Associazione Medici Diabetologi sono stati premiati 5 progetti vincitori che si sono distinti nell'ambito del diabete. I vincitori hanno ricevuto una borsa di studio da 10.000 euro ciascuno, interamente finanziata con i fondi del 5 per 1000 destinati alla Fondazione MD. Noi abbiamo il piacere di parlare con la dottoressa Giuliana Micali della 5 di Torino e della diabetologia di Chieri, Moncarlieri e Carmagnola, che è una delle vincitrici di questo progetto. Allora, dottoressa, in che cosa consiste il suo progetto? Il progetto prende spunto da quello che è stato il progetto NADIA, National Diabetes Inpatient Audit 2011. Era un progetto inglese sul quale si valutava la qualità dell'assistenza diabetologica in ospedale, in pazienti ricoverati in ospedali, così anche noi abbiamo voluto fare la valutazione della nostra qualità dell'assistenza in quella che è la nostra città metropolitana di Torino, che ha un bacino di 2 milioni e 200 mila abitanti che afferiscono nelle strutture di 5 ASL e 3 aziende ospedaliere. In realtà è quasi un voler fare un conto delle risorse che vengono impiegate nella cura del diabete e della qualità dell'assistenza che queste strutture offrono ai loro pazienti con diabete, e inoltre ci dà anche la possibilità di avere dei dati epidemiologici su quelle che sono le complicanze più gravi della malattia diabetica e che alle volte influenzano in modo anche negativo la qualità della vita del paziente, e che sono la cecità e la dialisi e le amputazioni a causa del piede diabetico. Quando partirà questo progetto? Allora, il progetto è una raccolta di dati aggiornati al 2015, quindi il più recente possibile, che verrà utilizzato come anno zero, perché partendo da questi dati che vengono raccolti negli anni successivi, ogni 2 anni, riaggiorneremo tutti i dati e li confronteremo con quelli ottenuti in quest'anno 2015, e quindi appunto valuteremo le varie risorse impiegate, la qualità dell'assistenza e appunto questi dati epidemiologici che ho già citato.